Sony e Microsoft hanno finalmente annunciato i giochi gratuiti di PS Plus e Games with Gold per i possessori dei rispettivi abbonamenti per il mese di luglio. Ciao a tutti, io sono Sasha e Basta, e in questo video vedremo quali sono i giochi per PS4 e Xbox One che potrete scaricare molto presto. Lasciate un mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Cominciamo subito con i titoli gratuiti di PlayStation Plus che saranno disponibili a partire da martedì 7 luglio. Il primo dei due giochi per PS4 è NBA 2K20. Uscito a settembre 2019 su PS4, Xbox One, PC e Switch, questo è un simulatore di gioco d'azzardo, ma se preferite potete anche fare qualche partita di basket. Se avete giocato ai titoli precedenti, saprete cosa aspettarvi: squadre aggiornate, nuove modalità, ma soprattutto nuovi modi per spillarvi i soldi, come la valuta virtuale, pacchi da aprire e persino i giochi da casinò. Per quanto riguarda la grafica e il gameplay, niente da dire, ottimo lavoro come sempre. Anche se in qualche modo sono riusciti a rovinare la modalità MyGM. Insomma, se cercate un nuovo modo di bruciare i vostri soldi, oppure volete un buon gioco di basket, NBA 2K20 accontenterà tutti. Il secondo gioco per PS4 è Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration. Uscito in diverse date tra il 2015 e il 2016 su PS4, Xbox One e PC, questo è un action adventure in terza persona ed è il sequel del precedente capitolo uscito nel 2013. Vestiremo di nuovo i panni di Lara Croft, che andrà in Siberia alla ricerca della leggendaria città di Kitej, mentre affronta l'organizzazione criminale Trinity, che a sua volta cercherà di trovare i segreti dell'immortalità. Bello da vedere e soprattutto bello da giocare, il titolo include tutti i DLC usciti e alcuni contenuti extra. Insomma, un bel po' di roba in un gioco che si propone come un'ottima alternativa alla serie Uncharted. Ma i giochi gratuiti non finiscono qui. Visto che si tratta del decimo anniversario PS Plus, Sony ha deciso di aggiungere un gioco extra. Si tratta di Erica, un thriller interattivo uscito ad agosto del 2019 su PS4. Se vi piacciono i giochi in stile Detroit Become Human, Heavy Rain o simili, questo titolo potrebbe risultare molto interessante. Tuttavia, vi consiglio di recuperare qualche recensione prima di scaricarlo. Ricordatevi che questi giochi saranno disponibili il martedì 7 luglio. Fino ad allora siete ancora in tempo per scaricare i titoli del mese precedente: Call of Duty World War 2 e Star Wars Battlefront 2. E ora passiamo ai titoli gratuiti di Games with Gold che saranno disponibili il 1° e il 16 luglio. Dal 1 al 31 luglio potrete scaricare WRC 8 FIA World Rally Championship. Uscito a settembre 2019 su PS4, Xbox One, PC e Switch, questo è un simulatore di guida. Si tratta del gioco ufficiale di campionato mondiale di rally. Come sempre, troverete tante auto e piste ufficiali in diversi paesi. Anche se non è il top di gamma, WRC 8 è comunque un ottimo titolo se vi piace il genere. Dal 16 luglio al 15 agosto potrete scaricare Dunk Lords. Uscito a marzo 2020 su Xbox One e PC, questo gioco è un mix tra il basket in stile NBA Jam e un picchiaduro. In pratica, se cercate una simulazione di questo sport, Dunk Lords non è il gioco giusto. Se invece volete divertirvi con degli amici, è un ottimo passatempo. Ci sono varie modalità ed è persino possibile sbloccare delle mosse speciali per diventare più forti oppure rallentare i vostri avversari. Oltre a questi, ci sono altri due titoli giocabili su Xbox One che potrete avere questo mese: Saints Row 2 dal 1 al 15 luglio e Juju dal 16 al 31, entrambi per Xbox 360. Ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare i titoli del mese precedente: Shantae and the Pirate's Curse entro il 30 giugno e Coffee Talk entro il 15 luglio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giochi gratuiti. Siete soddisfatti o aspettavate qualcosa di più? E chi secondo voi ha offerto i titoli migliori? Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sui titoli PlayStation Plus e Games with Gold di ogni mese e altri giochi. Lasciate un mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta, scrivetele nei commenti. Come sempre, grazie mille per la vostra compagnia. Qui Sasha e Basta, e ciao!